Bella ragazzuoli, qui è Salvo. Signori, siamo su questo episodio come ricostruirei il Napoli in questa stagione, ovvero nella prossima stagione 2023-2024. Se vi piacerà questo tipo di contenuto, lo porteremo anche in versione Juventus, che ovviamente sarà Nick a scegliere le sue scelte. Quindi fateci sapere qui sotto nei commenti o magari spolliciando a GoGo, condividendo, facendo di tutto e di più. Vedrete anche dei piccoli spezzoni su TikTok. Vabbè, detto questo, iscrivetevi e lasciate un bel like, mi raccomando. Detto questo, possiamo partire, Nick. Ok, Che budget parto? parti da un budget di facciamo 150 milioni, ok? Ok. Puoi vendere i giocatori oppure no, cioè però i giocatori che hai in squadra, quindi del Napoli, ok? Ok, giusto, va bene. Va bene, allora partiamo subito con Dal mister. l'allenatore. Allora, Gasperini, il primo, ok? Ok. Che vale il ben di Dio di 3,5 milioni, ok? Ok. Poi facciamo anche un altro che sta facendo molto bene, italiano. Ok. Che va a 2 milioni, ok? Ok. Poi c'è il tuo amatissimo Simone Inzaghi, che costa il ben di Dio di 2 milioni netti, anche lui. Chi Allora, prendi? io ti dico che vado sul gioco di Vincenzo Italiano 2 milioni, che ha fatto Attenzione. crescere anche tanto Vlahovic e non solo, quindi lui con i giovani ci sa fare tantissimo. Già ti dico una cosa. Si può fare anche che tipo puoi vendere i tuoi giocatori e li puoi rimpiazzare, ok? Ok. Vuoi vendere Meret? No, Meret Se no. vendi, non lo vendi? No, Meret sta facendo bene. Secondo me un Quindi altro lo tieni? anno. Sì, un altro anno può dargli veramente fiducia. Renzo, Di Lorenzo? il capitano. Una stagione sontuosa trascinando questo Napoli. Assolutamente Rachmani. no. Lui lo vendo. E quanto guadagno? Allora, guadagni di 5 milioni Ok, quindi dai. e hai 173 milioni, ok? Ok. Adesso ti dico i tuoi tre difensori, ok? Sì. Allora, primo difensore, uno molto odiato, però che vuole dare ancora per essere così un po' vecchiotto, diciamo, ma vuole dare il suo sprint, il suo massimo, che si chiama Sergio Ramos. Ok? Che vale il ben di Dio di 4,5 milioni. Poi passiamo a uno medio, ok? Sì. C'è il tuo amico. Ho paura di dirlo. Vediamo se succede. Il tuo amico Gatti, ok? Sì. Che costa il ben di Dio di 12 milioni. E poi c'è un altro, che è Rubén Díaz, sei il ben di Dio di 80 milioni. Chi scegli? Abbiamo, io ti dico, vado su, ha fatto una grandissima stagione, io vado su Federico Gatti. Federico Gatti,
nuovo giocatore del Napoli, che la breccia anche italiano, eccolo qui, va giù 3 anni. Allora, dato che se n'è pure andato, io direi che ci facciamo questi 60 milioni di Kim, quindi lo vendo. Lo vendi? Lo vendiamo. Sicuro, sicuro, sicuro? Dato che non vuole neanche restare, quindi si vende Kim. Però in teoria costa 50, qua dice... Vabbè, allora valutiamo 50, va bene, dai. Ok. Quella comunque era la clausola. Sai, 211 milioni. Molto buono. Che morte. Allora, partiamo subito con uno dei difensori, diciamo medi, però forti comunque. Romero. Ok? Che vale 50 milioni. No, 60, 60, scherzo, 60, 60. Ok? Bel costretto, costa un bel po' Romero. E poi c'è un altro che tutti ammirano per le sue bastonate, bastoni, ok? Che vale il pendidio di 60 anche lui, attenzione. E poi ce n'è un altro, ok? Che questo ragazzo ci tiene tanto. Ok, alla famiglia, a tutto, però fa molta attenzione, che è Alaba, che vale il ben di Dio di 40 milioni, e qui dipende tutto da lei. Io sai chi ti dico? Sì? Ci prendiamo... Perché veramente è stato sprecato questa stagione, perché la scorsa stagione ha fatto una stagione veramente da non solo difensore centrale. Ci prendiamo Alessandro Bastoni. E meno 60, già se ne vanno 151, sì. Sei ritornato praticamente all'inizio. Allora, eccolo qui, Alessandro Bastoni al Napoli. Eccolo qui che arriva tutto flexone. Saluta pure Osimhen. Il terzo sinistro lo vuoi cambiare oppure no? Allora, tra Olivera e Mario Rui. Mario Rui sì, ha fatto una stagione molto molto soddisfacente. Olivera altrettanto, un po' minore dal maestro. Però io cambio, cambio. Vogliamo un terzino molto più forte. 8 milioni. Sì, da Mario Rui. E c'hai il ben di Dio di 159 milioni. Ok? Sì. Adesso ti dico i terzini. Il primo terzino è Grimaldo, che costa il ben di Dio di 25 milioni. Poi c'è Mendy, quello lì del Real Madrid, che vale anche lui 25 milioni. E poi c'è un altro, Theo Hernandez, che vale 60 milioni. Io vado su Grimaldo. Grimaldo. Sì. Attenzione che morde. Hai 134 milioni. Vada pure. Andiamo a prenderla. Ragazzi, abbiamo preso Mendy perché il Benfica sta facendo sta mangiando una fica, ragazzi. Una fica. Avete il frutto. Quindi tanto vale lo stesso. Stesso overall, stesso comunque prezzo. Quindi abbiamo preso lui. Solamente che cambia l'anno di differenza. Il Mendy è più vecchio dell'anno. Tutto qua. Ora si va sul mediano. Non vuoi cambiare? Io, Frank Zambo Anguissa, ha fatto una stagione veramente da paura. Io lo tengo, lo tengo. Lobotka? Lobotka è il nostro Andrés Iniesta, è quello che è il nucleo del Napoli. Quindi si tiene anche lui.
Zielinski. Per quanto riguarda Zielinski, noi lo vendiamo. Ok. Zielinski vale venditore di 35 milioni. Attenzione. 169 milioni. Qui si va un po' sul forte. Allora, adesso si va sul forte, come hai detto tu. Allora, primo candidato è Brunello Fernandes. Ok. Sì. Che vale ben di Dio di 75 milioni. Poi c'è il tuo amato Gavi, che vale 90 milioni. E poi c'è un altro che costa poco, ok? Sì. Però è comunque un giocatore che secondo me ci sta, e si chiama proprio lui, proprio uno che manca a Napoli, uno che ti ispira quando lo vedi, che... che sarebbe proprio lui, Carlos Soler. Che vale il benditio di 25 milioni. Ragazzi, punto tutto, perché dopo io punto tutto su Gavi. Attenzione, che morte. E qua vai a 79 milioni. Lo so. Incredibile. Signori, puntiamo all'ala destra. Oh mamma mia, com'è brutto. Allora, mi faccia la domanda. Lo vendi? Lo regalo? È possibile? Sì. Ciò chi ti voglia bene. Io di 25 milioni. E quindi ti prendi un bel 104 milioni. Precisi, precisi, ragazzi. Allora, uno potevi prendere, sai qual era? Sì. Rodrigo. Però vale 110 milioni. E mi dispiace. E niente, lui, ragazzi, è sfumato. Poi c'è Salah. Costa il venditio di 65 milioni. E poi c'è un altro, uno che non ti aspetti, ma che te lo aspetti, ma te lo aspetti. Non ce l'aspettiamo, ma non ce l'aspettiamo, quindi. Sì, bravo. E si chiama, aspetta un attimo, si chiama proprio lui, Neymarcito, 60 milioni. Chi ti prendi? Allora, io punto, anche se ha la sinistra, tanto lo può fare da lì. Io punto su punto tutto su Salah. Meno 65. Incredibile. Hai 39 milioni. Prende l'acquisto. Big acquisto per noi. Momo Salah al Napoli. Eccolo qui, ragazzi. Che saluto Osimhen. Saluto italiano. Andiamo a vedere un pochino. Signori, andiamo a vedere Victor James Osimhen. Osimhen, allora, se lo vendi potresti comunque pensare un colpaccio, ma proprio un colpaccio, fra, non è che ha fatto bene, però decidi. Allora, io
Victor Osimhen lo tengo. Andiamo su Kvaratskhelia. Lo vendi? Kvaratskhelia. Quanto ha di valore Kvara? 85 milioni. 85 milioni per Kvaratskhelia. Io vendo qui c'è Kvaratskhelia. Attenzione che morte. Più 24 milioni. Andrei più o meno quanto? Matematico? 124 milioni. 124 milioni, vai giù. Quindi vediamo un pochino chi possiamo acquistare con 124 milioni. Allora, il primo candidato Mario Rui. Era Vinicius Junior, che vale il ben di Dio di 150 milioni. Non si può prendere. Poi un altro che a te ti ispira, sai. È proprio lui. Foden, 110 milioni. Poi ce n'è un altro, ma proprio un altro. Prova a indovinare. Neymar, la lot. No. È proprio lui. Tutti che lo temo. Tutti. Non ce n'è neanche un difensore che non lo teme. Marcus Rashford. Che vale. Il bellissimo di 80 milioni. Rashford ha fatto una top, veramente top stagione. Ma io vado su Philip Foden. Attenzione. 14 milioni. 12 milioni, ragazzi, li spenderemo tutti in cene per De Laurentiis. Signori, questa è la squadra completa. Fateci sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con le mie scelte. E ovviamente fateci sapere se volete anche Napoli versus Juve, che costruirà Nick sempre in questa tipologia di episodio, che io però gli dirò io chi acquistare. E ovviamente lui sceglierà chi vendere e chi tenere. Però ovviamente, e ci sarà una sfida, chi avrà fatto meglio tra Napoli e Juve e vincerà questa sfida, ragazzi. Poi faremo anche magari con Milan Inter e così via, anche con le squadre anche più piccole. Per me, però, secondo te Nick, dove può arrivare questo Napoli? Per me massimo terzo o secondo, e in Champions massimo quarti. Secondo me può secondo primo posto, e in Champions League, ragazzi, semifinale o finali, ragazzi, fidatevi, non si scherza. Quindi ci vedremo a fine simulazione. Signori, questa è la squadra a fine stagione. Gatti ha litigato con De Laurentiis per chi c'aveva la barba più lunga, quindi ha fatto meno 2. Quindi purtroppo Gatti non lo so che cosa abbia avuto. Sapete che nella simulazione non decidiamo noi. Poi il tridente è cresciuto veramente tanto, vabbè, se l'ha fatto solo più 1. E andiamo a vedere quello che siamo riusciti a fare. Il campionato l'abbiamo vinto. (ride) 85. Vediamo un pochino in Coppa Italia. Ragazzi, l'Odito è andato in Brasile con Immobile. Stanno ballando la cucaraccia. 5 euro in più ad Immobile, ragazzi. Ha segnato lui il gol decisivo. Poi andiamo a vedere Champions League. No, ragazzi, dobbiamo vedere un attimo la squadra dell'Inter. Vai a vederla. Per Dindindina, upgrade per Acerbi. Vabbè, Barellino, canale, soglio che acquisto. Kordaz, complimenti, ha raggiunto il record.
Vabbè, Di Marco. Gosens, troppo fa. Oi. Ci ha fatto. Ah. Il traditore da lì, wow, Laimer ragazzi, e Micchi, e Waggiù, ma qui, oh, attenzione Wilson, Zanotti ragazzi, Marco Lautaro ragazzi, Wilson, nuova punta, anzi direi che secondo me è stato Lukaku, ragazzi, Lukaku, nuovo attaccante fortissimo, mi raccomando, però voglio vedere per sfizio il capocannoniere che è stato della Serie A. Andiamo un pochino. Wow. Osimhen. Wow. 12 gol. E chi c'è del Napoli? Qualcun altro? No. Per Dindrindina. C'è Salavaglia, ha fatto 26 gol. Foden 15. Dzeko ragazzi è ritornato Dzeko Prime. Ma aspettate, quando ha avuto un Prime questo? 23 gol. Qui da salvo. La Nick. È tutto? Ciao Puzzi. È bella ragazzoli. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my